Ciao ragazzi, da Samba 93, eccoci qua su Spin Tires Mud Runner. Mud Mood, penso che si dice Mud perché boh. Nello scorso campione eravamo arrivati qua col camion, però prima volevo sbloccare questo punto d'osservazione, così avevamo tutta la mappa, diciamo, buggata. Sono arrivato, no, buggata, scoperta. Sono arrivato qua con la Jeep, non ci ho avuto grosse difficoltà, quindi penso che non dovrei averne anche per andare avanti qua. Ci spero, eh. Ah, qua c'è una stazione di rifornimento, ottima. Perfetto. Si rifornisce da capo? 80. Nessun componente di gestione del camion viene fatto pieno automaticamente. Perfetto. Andiamo avanti, non prendiamo i tronchi ovviamente che ci sono lungo la strada perché rompono le scatole. Vedete, quella Jeep si va leggermente meglio, più veloce spediti. Peccato che non dice la velocità. Se metto la velocità interna, chilometri orari. Va bene, dai. Comunque andiamo bene con la Jeep, mi piace a me, eh. Piace assai. Adesso arrivo qua al pezzo più difficile, che devo andare di qua. Vedete, almeno qua con gli alberi non mi incastro perché aia l'acqua. Vai, non fermate, se no la marcia mi va a quel paese. Ma forse con la Jeep posso andare, posso usare sempre il premino. Ok, 2 di danni, grazie. Retromarcia, per favore. Ah sì, devo accelerare. Prima. Ah, ma c'è un tronco. Allora, automatico, perché così facciamo il giro. Vedete, qua se ero col camion ero già più che secco. Vedete, qua io posso andare fra gli alberi, non mi incastro, non ho paura. A proposito, dove caspita devo andare? Punto d'osservazione, dritto di qua. Andiamo ragazzi. Stiamo attenti a non ribaltarci. E mo? E mo? Ci hanno fregati. Ok, che bug. Allora, facciamo così, cambiamo. No. B131. Andiamo, mantieni, passa. Occorrono punti garage, non mi interessa. Allora, noi andiamo intanto a farci rifornimento al camion, accendiamo i fanali. Ok, e riforniamo anche la cisterna. Poi ce la sposteremo in un punto ben preciso. Ma io adesso la non passerò mai più adesso. Allora, il camion viene fatto il pieno in automatico, mi hanno detto. Vediamo se è vero. Sì. E riempiamo anche questa qua, 67 litri, perfetto. Allora, questa la sganciamo. Dai, aggancia, carburante, stacca rimorchio. Ok, siamo leggeri, siamo. Cioè, guai se. Cioè veramente, eh. Dov'è finita adesso? Il macinino. Ah, qua è. Sì, continuiamo ad andare di là noi. Ripercorriamo la stessa strada e lo tiriamo su. Adesso sono senza rimorchio, senza peso, dovrei andare. È una meraviglia, eh. Ok,
Ok, qua dovrei tipo andare a destra. Sì, scusa, ho sbagliato. Colpa mia, colpa mia. Colpa mia, nessun problema, ragazzoli. Vai, bello. Tutta la potenza che hai, dammela. Ok, qua in mezzo ci passiamo. Perché devo prendere proprio, proprio? Qua dovremmo riuscire a passarci. Oh, dai, No, ma veramente, cioè... Dai. Hola. Non ci vuole mica tanto, Ma quasi quasi vado con questo, l'altro che giro. Ma vattene a quel paese, va. Però almeno la raddrizzo, dai ragazzi, dai, mi qui dà fastidio. Vederla così in condizioni povera. Allora, varicello. E l'agganciamo qua. Vabbè, non mi interessa di te, tu. Rilascia. Non ti devi agganciare davanti, ti devi agganciare. Vabbè, non mi interessa. Va bene, dai. Non ho ben capito come fare a riagganciarla. Forse se gli do una spinta così. Dai. Quasi. Ah, forse è meglio da dietro. Cioè, da in parte. La sto distruggendo, forse, ma... Chi se ne frega. Oh, là. 7 danni. Però sei nuova. Allora, quindi noi ragazzuoli continuiamo con questo mio bestione qua, anche se ci sono gli alberi che io li odio, poi questo lo buttiamo giù come un grissino e continuiamo ad andare avanti noi verso la nostra destination. Ok, blocco differenziale ce l'ho, trazione integrale ce l'ho. Perfetto. Qua c'è il mio amico alberello che mi fa passare. Qua c'è un altro alberello che non mi fa passare. Dove caspita sono andato? Poi ragazzi, ma qua è troppo fitta la foresta, Andiamo un po' verso l'acqua perché 5 danni. Va bene, ci può stare, ci può stare. No, costeggiamo ancora perché teniamo la prima e noi praticamente adesso andiamo a bombazza verso il punto di osservazione che non lo trovo. Ah, eccolo lì, eccolo lì, ce l'abbiamo fatta ragazzi, piano piano, come sempre detto, chi va piano va sano e va lontano. Arrivati, occhi agli alberi. Perfetto, abbiamo esplorato tutta la palude ragazzi, dammi l'obiettivo pure, bravo. Raggiungi tutti i puri di versazione, certo, si dice così. Allora, dunque, adesso abbiamo svelato tutta la mappa e perché mi manca un mezzo da sbloccare? Punto di domanda. Ah sì, perché là non ci sono andato. Che furbo che sono. Però garage. Ah no, ma questo qua è quello dell'inizio. Nonna, però sto zoom, eccolo qua. Allora, là non ci sono stato. Stazione di tronchi, utility cart. Io direi di andare con un altro camion. Va,
questo lo possiamo, me lo riporto off camera al garage. E io mi prenderei con l'altro camion questo qua, ci carichiamo due punti garage, 800 punti riparazione, legname corto, serbatoio, 4 punti garage. Dovevo andare con questo perché mettevo la malla, ma non si chiamava la ralla. Va bene, dai. Ruota di scorta, allora mi metto la ruota di scorta e mi metto dov'è? Ah, solo due punti officina. Ma scusate, ma dove cavolo è? Ma supporto gru, ma non mi interessa. No, e allora due punti garage, rimorchio officina, ma non mi interessa rimorchio officina, da caspiterina è? Ma non posso più mettere, vabbè, allora facciamo così. Facciamo la io non so che fare, ragazzi. Legname corto non mi interessa, cisterna non mi interessa, 4 punti garage non mi interessano, rimorchio officina, questo schifo qua devo portarmi in giro, però mi prendo anche l'utility card. Ah no, non posso, è vero. Allora facciamo così, questo con rimorchio officina, perfetto. Quindi noi da qua dobbiamo andare fino là, e come facciamo? Facciamo una bella strada di quelle belle, perché qua praticamente adesso bisogna uno di qua, di qua. Mo è dura, già con gli alberi io ci litigo, però sono giusto di qua. Sì. 680, andiamo di qua. Mi pare che si doveva fare al massimo un chilometro, vediamo se hanno buggato questo. Sì, vedete? Basta, basta così. Bene ragazzuoli, caspiterina, il tempo vola come sempre. Io mi tocca concludere qua, nel prossimo gameplay ci faremo questo viaggio qua di notte, tra l'altro. Come sempre io vi ringrazio, la prossima volta mi toccherà installare la malla con i punti garage. E io come sempre vi ringrazio, commentate, scrivete, se vi piace, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio di tutto, ciao ragazzi, sono da 3, bye bye bye.